Se hai l'occhio un po' lungo, avrai notato che indosso ogni giorno la stessa maglietta. Ci sono ovviamente delle eccezioni come matrimoni, ricorrenze speciali e cose di questo tipo, ma generalmente sono rimasto fedele al mio guardaroba molto semplice giorno dopo giorno, anno dopo anno. E la classica domanda che mi fanno è: Christian, ma perché ti vesti sempre uguale? E sicuramente una risposta potrebbe essere quella che ho un terribile gusto in fatto di moda, ma non è solo per quello. Ti ho già raccontato le mie esperienze che mi hanno portato ad una vita più semplice e minimalista, dapprima trainata dalla musica per poi prendere tutti gli aspetti della mia vita. Ma prima, se sei nuovo sul canale, grazie per esserti fermato. Io sono Christian e qui parliamo di minimalismo, produttività, abitudini, intentional living e cose di questo genere. Se credi che siano argomenti che ti possano interessare, mi farebbe davvero piacere che arrivassi alla fine del video, mettessi un like e prendessi in considerazione di iscriverti al canale. E adesso continuiamo a parlare delle mie t-shirt. Come spesso accade a chi si avvicina al minimalismo, uno dei posti più facili in cui iniziare a fare decluttering è stato il mio armadio. Ho passato in rassegna ogni singolo articolo capendo cosa tenere e cosa eliminare. Ho iniziato poi a indossare praticamente la stessa cosa ogni giorno, una sorta di uniforme. Dapprima una maglietta nera a scolla V, che poi è diventata questa maglia verde che oramai indosso da circa un anno, accompagnata da dei pantaloni neri, lunghi d'inverno e shorts d'estate. Poi ci sono un paio di felpe, qualche camicia e qualche maglione, e così termina il mio guardaroba. Sostanzialmente, quello che mi piace di indossare la stessa cosa ogni giorno è che significa prendere meno decisioni. E attenzione, non sono l'unica a farlo. In primo luogo, non attribuisco molto valore all'indossare abiti diversi e interessanti ogni giorno, quindi mantenere le cose semplici funziona alla grande nel mio caso. E questo significa anche prendere meno decisioni durante la giornata. Ma uno dei maggiori vantaggi che ho scoperto è che mi ha liberato quei 30-40 minuti ogni giorno che mi permettono di concentrarmi veramente sul lavoro o sulla mia giornata e riducono la mia fatica decisionale. La fatica decisionale in psicologia si riferisce alla qualità deteriorata delle decisioni prese dopo molte decisioni fatte consecutivamente. Più decisioni prendi in un giorno, peggiori saranno le decisioni che prenderai nel tempo, talvolta portando a scelte irrazionali. Quindi vestirmi sempre uguali porta a un risparmio di tempo, energia, stress e anche denaro. Se a questo ci aggiungiamo la riduzione di spreco, perché i vestiti e il fast fashion producono un gran inquinamento dovuto alla produzione intensiva che richiede molte risorse e produce rifiuti, e l'uso di materiali sintetici contribuisce alle emissioni di gas serra, lo smaltimento dei vestiti genera rifiuti tessili e le condizioni di lavoro precarie danneggiano l'ambiente, forse la mia scelta non è neanche così sbagliata. E poi ci sarebbe anche l'aspetto iconico, quello che gli esperti di marketing chiamano brand positioning. Wow. Indossare sempre la stessa cosa può creare un tuo stile particolare, comodo, semplice e coerente. Non stai inseguendo costantemente le ultime mode, ma sei sicuro di te stesso e del tuo aspetto. Questo può trasmettere un senso di identità, personalità e autenticità. Ma il punto principale, secondo me, è che dobbiamo cercare di ridurre le decisioni che prendiamo ogni giorno. Ed è qui che entra in gioco la semplicità. L'idea di prendere una decisione una sola volta e mantenerla nel lungo periodo può essere vantaggiosa in diversi contesti. Prendi una decisione una sola volta e mantieni quella scelta nel lungo periodo. Quando lo fai con molte cose nella tua vita, ha un effetto cumulativo. Decidi di svegliarti alle 6 del mattino ogni giorno, indossare la stessa maglietta e pantaloni, mangiare la stessa colazione e seguire la stessa routine. Se dovessi rifare queste decisioni ogni giorno, inizierebbero a intaccare altre decisioni veramente importanti che devi prendere nella tua giornata. Cerca di aggiungere varietà e spontaneità solo dove conta davvero per te. Quando cerchi di reinventare continuamente le tue routine e le decisioni quotidiane, stai facendo molto lavoro per un ritorno molto limitato. Quando invece raggruppi tutte queste piccole decisioni all'inizio, fai spazio e chiarezza mentali per le decisioni davvero importanti della tua vita. Invece di scegliere quale outfit si abbina meglio a quel paio di scarpe, hai già fatto colazione e sei pronto ad iniziare.
Ora puoi dedicare il tuo tempo e la tua attenzione, che sono limitate, alle cose che contano davvero, magari ai tuoi progetti laterali, passioni ed hobby. Per la cronaca, è ovvio che prendere una decisione una sola volta è utile in molte situazioni, ma è anche importante essere consapevole dei contesti e adattare le nostre scelte alle continue circostanze in evoluzione. Comunque, ho trovato molti vantaggi nel semplificare il mio guardaroba, nel fare un passo indietro e interrogarmi realmente sulle cose che aggiungo al mio armadio e alla collezione di abiti. Mi sento davvero bene sapendo che indosso qualche cosa con cui mi sento a mio agio e di cui sono sicuro. Ogni mattina non devo prendere queste decisioni ripetutamente, non devo dubitare di me stesso e interrogarmi se mi stia bene o no. Sono sicuro di me, sono felice ed è questo quello che conta davvero. E questo dovrebbe essere quello che conta anche per te, a prescindere che ti piacciano colori vivaci, folli, psichedelici o tinte unite. Ricordati che spetta sempre a te decidere se ti senti a tuo agio o meno. E se sei interessato ad un guardaroba più semplice, potresti cominciare a guardare nell'armadio e capire quelle cose che non hai usato nell'ultimo anno. L'idea è quello di iniziare a farti queste domande per capire quello che realmente usi, quello che non usi e cosa puoi eventualmente donare o magari vendere a qualcuno che potrebbe trovarci ancora del valore. Io nel frattempo però resto sempre con la mia uniforme. E allora fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Grazie davvero per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!